Comitato pro forma, non è un comitato messo lì per starci. Chiudiamo la mattinata con Angelo Robotto, ARPA Piemonte, altro personaggio molto battagliero dentro e fuori le mura, si potrebbe dire, e chiuderà un po', invito a restare, così ci abbiamo, chiudiamo un attimo quest'ultimo miglio, di cui penso qualità dell'aria, no, e salute di nuovo sono tra di loro posti in relazione. Angelo, a te, prego. Grazie, buongiorno a tutti. Giustamente, vedendo un sabaudo, tanti se ne stanno andando e vi avete ragione, insomma, no, fate bene. Però nella Sabaudia c'era anche la Sardegna, infatti qua c'è il collega e amico che è qua in seconda fila. Grazie Presidente, io oggi, come sai, avevo altre cose a Torino, tra cui una cosa importante, e poi ne farò cenno ovviamente per la mia storia, sull'amianto, ma ho aderito al tuo invito, all'invito di ISPA, del sistema nazionale, perché mi ha fatto molto piacere e mi fa piacere essere qua oggi per testimoniare che ARPA Piemonte è parte del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, tutti noi siamo parte di ciò. Oggi c'è un evento dove, e dico, presentiamo, uso la prima persona plurale, perché l'ha fatto Stefano la porta prima, ma è lavoro di sistema, tant'è che un attimo fa Silvia Brini mi dice fai un cenno sul fatto che anche il Piemonte è stato stressato perché ha dato dei dati, ad esempio sulla qualità dell'aria, dell'acqua, delle acque superficiali, fondamentali, e dati che classicamente vengono poi presentati tra un anno, e invece li presentiamo già oggi. Questo è un elemento che ritengo un grande successo, lo attribuisco al presidente De Bernardinis per scendere, no, un po' distribuirlo su tutti noi. Tema ambiente e salute, ne do subito un cenno. Lauriola prima che ha citato un aspetto importante, perché parla di... Sì, infatti io andavo a braccio perché cercavo di recuperare la presentazione, grazie, caffè pagato, grazie molto. Lauriola prima citava bene esposizione, dose, abbiamo parlato del 93, referendum, il passaggio da una parte sta chi si occupa di salute e da un'altra parte sta chi si occupa d'ambiente, e però ci deve essere un anello che congiunge, ce ne sono tanti, ma vi ho citato prima amianto. Ebbene, su quel tema, mai come su quel tema, è così chiaro come deve essere superata la zona grigia di intersezione per ragionare sugli aspetti ambientali di quel tipo di contaminante, così come degli altri, cioè come vanno a finire nel modello concettuale, nella linea di possibile contaminazione verso il bersaglio. E se intendiamo come bersaglio l'uomo, allora a quel punto dobbiamo poi ragionare di dosi. Bene anche quando si dice che un aspetto importante è: abbiamo dei numeri, abbiamo dei morti, l'amico ingegnere prima diceva 60.000 morti, prima ne abbiamo parlato di 33.000, di 37.000, poi invece altre... Allora, su questi aspetti però, io dico... Attenzione alla comunicazione, perché quello è l'aspetto importante. Delle volte si fanno tanti dibattiti, ambiente e salute, ma dove finisce l'uno, dove inizia l'altro? Bene, noi in Piemonte come modello stiamo adottando che i risultati delle indagini epidemiologiche, di epidemiologia ambientale,
che sta nel sistema nazionale di protezione ambiente, vanno poi comunicati in sinergia assoluta con chi si occupa di sanità e quindi, nel caso regionale, con gli assessori alla sanità, con gli assessorati. Vado su focus sulla qualità dell'aria. Perché sulla qualità dell'aria? Perché, grazie Chicco, perché ce l'avevo pronto, perché tutti i giorni, in questi giorni, no, stiamo parlando di qualità dell'aria e quindi ho riciclato una presentazione. Detto banalmente, però il tema è importante per tutti, soprattutto per noi in pianura padana, ma non solo, perché abbiamo visto anche nel centro Italia ci sono delle problematiche, magari anche su qualche isola. Abbiamo visto i puntini rossi di Stefano Laporta. Però qua, ora qua in sala siamo tutti addetti ai lavori, però non è sempre percepito e quindi dobbiamo di nuovo fare uno sforzo di comunicazione con gli altri, con il mondo esterno. Ma avere ad esempio un grafico come questo, non mi interessa che lo si legga, poi magari lo interpretiamo anche un attimo, ma avere un grafico come questo significa un mucchio di dati, un mucchio di lavoro, un mucchio di analisi. Questo è un aspetto che quando noi andiamo a vedere il documento, i quaderni, il rapporto, il dodicesimo rapporto, cioè pensiamoci. Perché là dentro, se fossero delle tesi di laurea, scusatemi, no? Ma quante tesi ci sarebbero? Allora, questi elementi significa che abbiamo uno dei nostri elementi di cromosoma genetico, sono le reti di monitoraggio, sono riuscire a tirar fuori dei dati certi. Questo è il tema. Dei dati certi e anche tanti. Poi, certo che quando vediamo un grafico come questo, il giornalista di turno dice sì, va bene, ma che vuol dire? No? Quindi incominciamo almeno a dirci che comunque i limiti. È vero che abbiamo una qualità dell'aria scadente, e ve lo dice uno che vive a Torino, l'abbiamo detto che Torino è certamente un po' maglia nera, no, ma è vero, però abbiamo un decremento del numero medio di superamenti del valore limite giornaliero. Ora parlo come sistema nazionale, però cito, essendo piemontese, qualcosa che ho sotto mano, no? E abbiamo comunque dal 2003-2015 in Piemonte un decremento, ed è ovvio che nelle zone rurali rispetto alle zone urbanizzate c'è un gap anche importante, così come e di nuovo abbiamo un mucchio di dati lì dentro, un mucchio di analisi, poi ne parlo un attimo, abbiamo anche qua che sul l'inquinante di marca, cioè quello che andiamo a tenere in considerazione, che è il PM10, no? Abbiamo anche qua un limite medio di superamenti nella zona di Torino, no? Che tende a decrescere. E qui ovviamente ci sono poi tutte le considerazioni che non sto a fare qua oggi, ma che sono importanti da tenere presente, perché conta tantissimo il clima, e questo lo sappiamo, e quindi l'importanza anche di avere dei sistemi all'interno del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale che diano le previsioni del tempo, non per andare in televisione, e anche perché, visto che le abbiamo, no, le utilizziamo, ma non per fare quello, ma perché ci serve. Abbiamo citato gli alluvioni per la protezione civile, e avere delle previsioni certe. E poi perché ci serve sugli aspetti che sono tutti collegati e correlati a quello che ci capita come contaminazioni ambientali.
e nel è vero il verde urbano, ma è verissimo, il mio presidente dice ciamume fa fiocche, tradotto per chiamiamo quelli che fanno piovere e che fanno nevicare, no? Perché è l'unico modo per risolvere le cose. Bene, non è così, perché ci sono degli interventi strutturali che devono essere posti in essere, e dopo ne facciamo un rapidissimo cenno. Bene, io vi dico anche che non è vero che oggi abbiamo una, non so cosa c'è nella slide, ma avevo un altro filo di discorso, non è vero che oggi abbiamo un inquinamento nelle aree urbane che è molto superiore a quello di una volta, perché è esattamente il contrario, non solo perché abbiamo visto questi trend, ma perché, e notiamolo, quei trend sono del PM10. Poi sono simili per il PM2,5, faremo poi un accenno. Però è un contaminante. Oh, signori, quando studiavo io ingegneria chimica, uno dei problemi era l'SO2. Oggi su questo parametro siamo a posto. Allora diciamoci anche qualcosa, non sempre di... mi veniva di sfigativo, ma non posso dirlo, no? Quindi, insomma, anche qualcosa di positivo. È vero anche che dobbiamo ragionare anche su... le fonti emissive, per ragionare anche su altri contaminanti. E allora sulle fonti emissive qui c'è un ragionamento importante per scardinare anche una cultura di quelli che dicono che usando il caminetto, perché fa tanto Natale, no? Il caminetto aperto, no? Con una biomassa magari anche un po' umida, no? fa bello. Non è vero, perché fa male l'aureola indoor, perché sono problematiche importanti, fa male outdoor perché il livello di benzapirene sale, e sale parecchio, solo che il problema è che sale anche in quelle zone dove idilliacamente si pensava che ci fosse il massimo della salute, cioè quelle zone montane dove invece la cosa non funziona. Ma allora demonizziamo le biomasse? No, signori, perché se facciamo così siamo poco tecnici e poco tecnologici, perché il discorso invece è diverso. Come al solito, noi dobbiamo conoscere quali sono i pericoli, individuarne i rischi, cioè le ricadute su un bersaglio, e dopo di ciò andare alle mitigazioni, quindi prendere degli impianti decenti, quindi prendere degli impianti anche più grossi, no? E che nel momento in cui vengono autorizzati con l'AIA, perché altra cosa, ne ho troppe, poi mi schiacci il pulsantino che sparisco sotto, no? E vado via, perché c'è un altro tema, è che noi pensiamo che l'industria sia quello che ha il contributo massimo come fonte emissiva e quindi contributo negli scenari, no? Che facciamo e dobbiamo fare sempre di più come sistema, no? Perché è in economia di scala, per vedere da dove vengono questo tipo di contaminante. Parliamo di PM10. Si vede che qualcosa avremmo fatto con le norme che hanno inventato le autorizzazioni integrate ambientali, e magari ci sarà anche un sistema di agenzie e di istituti che controllano che questi limiti vengano rispettati. E infatti dalle stime si vede che il contributo dell'industria all'inquinamento, soprattutto urbano, è veramente tendente a zero. E questo diciamocelo. Mentre tutto diverso è il discorso del traffico veicolare, mentre tutto diverso è il discorso civile, mentre tutto diverso è il discorso anche di un non acconcio risparmio energetico. Mentre tutto diverso è il discorso che sono stati spinti moltissimo certi tipi di motori, e oggi si scopre che quei tipi di motori non sono così eccezionali. Magari si scopre anche, e qui anche un pochino di lavoro l'abbiamo fatto noi come controllori a supporto di autorità dell'autorità giudiziaria, quando abbiamo
tra gli altri, scoperto che determinati livelli emissivi di NOx, di biossidi di azoto e quant'altro, di ossidi di azoto, negli Euro 5, Euro 6, non era esattamente uguale a quello che era dichiarato come dato di targa. Due flash, perché poi insomma mi piacerebbe dire varie altre cose, ma le lasciamo poi, anche perché altrimenti non mi chiamate più, o magari non mi chiamate più se le dico. Un elemento importante è che l'orografia c'entra. L'ha detto Chicco prima, l'ha detto il Presidente, quando diceva abbiamo anche una situazione, soprattutto nella Pianura Padana, che è particolarmente congestionata. Io ricordo sempre che a un Portobello di tantissimi anni fa qualcuno voleva spianare il Turchino, no? E meno male che non l'ha fatto. Perché? Perché ci sono le pietre verdi, e quindi mi collego a un altro discorso, che è quello di Anci, che non c'è, ma ne ragioneremo, no? Nel momento in cui si fanno delle azioni per qualità dell'aria nei comuni, non dobbiamo anche dimenticarci che ci sono, è stato già detto prima, qualcosa di naturale che può anche andare fuori, e quindi ci saranno i pollini che provocano allergie, ma nelle aree in cui geologicamente ci sono pietre verdi e c'è presenza di amianto in natura, e dove c'è presenza di amianto in natura magari bisogna adottare determinati sistemi con determinati regolamenti, in maniera tale da non scavare come ci pare e rimanere con il bambino piccolo che gioca con le pietre verdi asbestifere. Dopo di ciò telefona ad ARPA estremamente preoccupato per una lontana tettoietta di amianto, no? E allora sempre l'ANCI, ed è per questo che mi rivolgevo a loro, in Piemonte come in tanti altri, in tante altre regioni, ci sono a fronte del superamento da un punto di vista di concentrazioni, e a fronte di un superamento, perché sulla qualità dell'aria bisogna spiegare anche a chi comunica che i livelli sono in due dimensioni, c'è un livello di concentrazione, ma c'è anche un livello di tempo. Per il discorso che faceva l'Oriola prima, cioè c'è l'esposizione ma c'è anche la dose, quindi il tempo interviene. E allora, ad esempio in Piemonte, si è messo in piedi un protocollo operativo per l'attuazione delle misure urgenti antismog, in altre aree è la stessa cosa. È chiaro che la competenza ce l'ha il comune. Nulla vieta, e questo abbiamo cercato di fare, che il sistema regione, con supporto dell'agenzia, delle agenzie, fornisca delle linee di indirizzo, delle linee guida. E di nuovo il Sistema Nazionale di Protezione Ambiente ha un grande ruolo. Io ovviamente ne sono orgoglioso, perché continuiamo a crederci in queste cose, no? E credo tutti noi. E quindi avremo da un lato, ad esempio da noi, il sito di ARPA che dice qual è il report giornaliero, concentrazioni, quanti giorni ci sono quelle concentrazioni superiori al limite di legge, quindi siamo fuori legge, 50 microgrammi al metro cubo, e quando superiamo il 100, che è il doppio del limite, abbiamo un altro codice cromatico, viola, perché poi bisogna anche essere comunicativi, riuscire a far comprendere. Ebbene, a quel punto si va a vedere se, tenendo conto, ecco il legame di congiunzione, tenendo conto gli aspetti previsionali di quel dato, perché altrimenti non possiamo, e per avere gli aspetti previsionali dobbiamo avere anche tutto il meteo, per essere proprio chiari. Ebbene, a quel punto c'è una ricaduta, e questa è l'amministrazione regionale che fa il cosiddetto semaforo,
cioè da dei livelli a seconda delle giornate di superamento e da dei codici nelle varie aree, nei vari comuni abbiamo scelto oltre i 15.000 abitanti. A quel punto, legato a quei codici, giallo, rosso, arancione, rosso più intenso, eccetera, a seconda dei livelli, ci sono delle cautele e dei provvedimenti che possono essere adottati dai comuni da un lato, e quindi il blocco della circolazione fondamentalmente, ma dall'altro, e qua mi collego a quello che dicevo prima, gli aspetti culturali di ciascuno di noi, che negli scenari, quindi nel far girare i modelli di calcolo, si vede che sono gli aspetti poi preponderanti, cioè tipo abbassare di un grado o due la temperatura in casa. Abbiamo visto, facendo delle simulazioni scientifiche, e qua possiamo farne meglio mettendoci a sistema a rete, no? Perché sono faticose e sono onerose sotto tutti i punti di vista. Bene, vediamo che la qualità dell'aria ne migliora. Certo che se capita come ieri nella città da cui provengo, che c'era il blocco degli Euro 3, però c'erano praticamente quasi tutte le strade interrotte perché si sfalciavano gli alberi, eccetera, 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 quindi c'erano code interminabili, tant'è che le nostre centraline non hanno rilevato nessun miglioramento, nessun beneficio. E allora capiamo che, e vengo alle conclusioni ovviamente, capiamo che tutti questi elementi devono essere messi in maniera strutturata e strutturale, e infatti stiamo supportando le regioni per i piani stralcio, per i piani sulla qualità dell'aria, cioè per quelle misure strutturali, che non necessariamente, perché poi ci si arrocca in Italia delle volte dicendo ma costano un mucchio di soldi e quindi è inutile farle. No, va bene, allora intanto diamoci delle linee, no? Perché anni fa si diceva che la caldaietta singola era la cosa migliore, oggi invece si scopre che non è esattamente così, perché un impianto di più grossa scala funziona meglio e può essere meglio controllato. Così come anni fa si diceva che l'automobile diesel era la cosa migliore, oggi si capisce che non è esattamente così. Quindi incominciamo a darci dei trend che siano quelli basati su aspetti scientifici. E diamine, non ci voleva la legge 132, scusatemi, ma è qualche anno che facciamo sistema come protezione ambiente, no? E quindi usiamo i dati di chi fa questo, non sentire qualche soggetto pubblico che dice dobbiamo fare una convenzione con qualche ateneo per farci studiare le cose. Oh, le abbiamo. No, perché questo è importante, perché delle volte fa anche un pochino girare le scatole, no? Perché, ecco, quindi scusate la cosa. Però detto questo, noi dobbiamo renderci conto che abbiamo delle misure strutturali che possono anche essere poste in essere quasi praticamente a costo zero, perché mi è interessato la cosa del verde pubblico, no? E del verde sugli edifici, e andiamo a vedere come si possono utilizzare. Poi anche qua bisogna sempre fare attenzione, perché supporre che determinate specie arboree riescano a sequestrare le polveri è un pochino difficile, però comunque possono sicuramente, tutto fa, no? Ecco, in questo concetto, in quest'ottica, abbiamo una chiara ricaduta sulla nostra salute che è indubbia nei benefici che tutti noi possiamo autogenerarci. Chiudo con una, avevo altre slide ma ovviamente non le faccio, con due considerazioni. Una sul modo di vivere di ciascuno di noi, ci scandalizziamo sui superi di concentrazioni nell'outdoor e poi magari viviamo in casa con bambini fumandoci in faccia, no? Ecco, allora, e qui la dose è veramente alta, così come tanti altri comportamenti poco acconci. Veniamo invece a dire che
proprio perché la sensibilità oggi è sempre più elevata, grazie al cielo, sui temi ambientali, perché anni addietro, quando raccontavi queste cose, quasi ti prendevano in giro, però non possiamo neanche rimanere indietro, dicendoci che oggi l'SO2 che abbiamo monitorato se n'è andata giù e quindi monitoriamo solo il PM10 o magari scendiamo al 2,5 eccetera, perché abbiamo anche da tenere sotto controllo altri contaminanti. Io non mi stancherò mai di dirlo, poi finirò anche il mio mandato e poi lo dirò in altre sedi. Anche il conteggio delle fibre d'amianto, cominciamo a farcelo, no? Con ANCI stiamo mettendo in piedi alcune cose importanti, io spero anche nell'aiuto di Chicco, che me l'ha già garantito, ma soprattutto degli altri colleghi delle agenzie, perché anche questi aspetti sono importanti. Ma se vogliamo essere veramente adeguati e all'altezza, perché anni addietro monitoravamo il black smog, oggi dobbiamo andare a monitorare coi contaparticelle il PM1 e altre tipologie di contaminanti, quindi dobbiamo cercare di metterci in pista per avere dei sistemi di comprensione di finanziamenti che non sono soldi che vengono buttati via, ma sono soldi che permettono di fare questi quaderni che hanno un senso, ma dietro c'è un sacco di lavoro, e se non andiamo ad avere delle tecnologie sempre più innovative rimaniamo assolutamente indietro, e magari tra 20 anni ci rendiamo conto che potevamo monitorare anche determinati contaminanti e invece ci siamo limitati a guardare il PM10. Grazie. Grazie, grazie Angelo, grazie per la tua...